Paesaggi incantevoli e scenari ormai quasi natalizi stanno incorniciando la nostra fantastica gara, la gara di regolarità, Lake Dolomites GT Race, una gara dove i tempi sono davvero importanti e anche i consumi. Allora Vincenzo, siamo alla seconda giornata, possiamo dire che fa molto più freddo. La Un po'. trazione integrale di questa Q4 e-tron ci sta salvando la vita perché pensate, abbiamo incontrato del vero e proprio nevischio durante il tragitto, pezzi di ghiaccio e pezzi di asfalto, però non proprio in condizioni performanti. Però un usignolo ci ha detto Vincenzo che le cose quest'oggi rispetto a ieri per noi stanno andando bene perché forse abbiamo la possibilità, di ottenere un buon posizionamento. Non è vero, Vincenzo? Speriamo, speriamo, siamo al giro di boa della seconda giornata, adesso si rientra verso Fiera, siamo appena partiti da Ortisei, siamo incolonnati per l'ultima della sessione delle prove speciali e insomma non siamo messi male, non siamo messi neanche bene, più o meno a metà classifica, insomma ce la stiamo giocando anche con altri equipaggi molto molto Il bravi. Il percorso sarà altrettanto bello. E allora Vincenzo non è solo un pilota, ma bisogna spoilerare il perché della sua presenza. Si occupa di charge. Che cos'è i charge? Che cos'è questo futuro elettrico che è diventato ormai una contemporaneità nel mondo delle quattro ruote e non solo? Questa settimana, giovedì e venerdì, giovedì 16 e venerdì 17, si terrà a Bologna Fiere i Charge. Charge è una manifestazione internazionale, a carattere internazionale, una mostra convegno dove ci saranno anche gli stati generali della ricarica. E si parlerà appunto del mercato italiano, ma non solo del mercato italiano, anche del mercato straniero, del mondo della ricarica dei veicoli. Si parlerà veramente di tutto. Negli stati generali i temi saranno veramente tantissimi, impossibile condensare in pochissimi minuti il tutto, però vi invito a vedere il sito www.e-charge.show e a seguirci anche sui canali social. Bene Vincenzo, lo faranno sicuramente i nostri affezionatissimi spettatori. Quello che posso dire di questa esperienza, ho imparato tante cose, innanzitutto come si partecipa a questo tipo di gara dove i concorrenti veramente concorrono proprio per il mondiale e quindi è un riconoscimento davvero importante. E poi ho capito che con un'auto elettrica puoi percorrere davvero tanti tanti chilometri senza il terrore di rimanere a secco. Pensate, noi abbiamo passato diversi passi di montagna e quindi sapete che insomma in salita si consuma di più, quindi accelerando ed accelerando mettiamo molto sotto prova la batteria e soprattutto col freddo la resistenza è minore. Nonostante tutte queste variabili che abbiamo messo in conto, è andato tutto molto molto bene. Sono rimasta anche sorpresa. Allora, go 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 e speriamo di conquistare il podio, Vincenzo! Speriamo! Voilà! Ah, saponetta! Ecco il controllo, guardate un po'. Ma Il buonasera, countdown. buonasera! Qua c'è il countdown, non alla rovescia ma in avanti. Noi dobbiamo consegnare, come dicevo, alle non 16:38 perché c'è uno stacco di 10 minuti alle 16:48 e allora aspettiamo insieme. Ah! Grazie! Sforato di un Grazie! secondo! C'è tutto un minuto a disposizione! Ok. Ciao! Ciao, grazie!